La realtà che contraddistingue il quartiere di Caperana a Chiavari è la scuola telecomunicazioni che è comandata da Giuseppe Canatà, che è di fresca nomina e da poco che è qua a Chiavari. Sì, effettivamente ho assunto da circa due mesi l'incarico di comandante della scuola di telecomunicazioni. Che realtà ha trovato? Beh, una realtà innanzitutto molto interessante dal punto di vista professionale. Una realtà in cui ci sono assolutamente delle eccellenze nel campo della formazione eh, militare. Voi eh, sicuramente tutti sapranno che qui noi effettuiamo corsi di addestramento per il personale di tutte le Forze Armate e non solo delle Forze Armate, e eh, questo è un contesto in cui effettivamente ci sono delle eccellenze da questo punto eh, di vista che fanno onore sicuramente alle persone che nel tempo hanno lavorato qui ma fanno anche ora a me che ne sono il comandante. E qual è il ruolo che ancora oggi svolge la scuola telecomunicazione? Abbiamo detto che è un po' una delle caratteristiche proprio di questo quartiere di Caperana da tanti anni, però forse negli anni il ruolo è anche cambiato. Beh, sicuramente sì, non fosse altro perché io immagino che qualche decina di anni fa la presenza degli uomini della scuola era più, eh, diciamo così, eh, consistente rispetto adesso. I tempi cambiano, ci adeguiamo alle nuove situazioni abbiamo molto, molte meno persone, ma comunque ritengo che nell'ambito locale la scuola, se non fosse altro per la sua dimensione che è assolutamente eh, abbastanza estesa, eh, rivela, eh, riveste un, un, una posizione, una, una condizione di... di, 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 di di presenza abbastanza significativa nell'ambito eh, nell dell'area del Chiavarese, ma in particolare quindi qui di Caperana. Siamo completamente inseriti nel contesto eh, abitativo locale, e, e siamo vicini a, a tutti quelli che abbiamo appunto come, come, come vicini alla nostra caserma, vicini nel senso proprio hanno le case intorno a noi e comunque sicuramente sia sì, un punto di riferimento per tutti quanti. Noi adesso andremo a visitare il Museo Marinaro Tommasino Andreatta che nasce nella realtà degli scogli, sembra a Chiaveri, ma poi ha trovato la sua forse collocazione eh, più autentica qua all'interno delle caserme di Caperani. Beh, noi, la scuola ha avuto sempre una sua sala storica dove sono stati raccolti eh, pezzi, eh, materiali, eh, strumenti che sono stati utilizzati nel tempo ehm, per addestrare il personale del, delle forze armate nell'ambito nell della scuola. Ci è sembrato naturale eh, accogliere eh, altri reperti che il comandante Andreatta in ha eh, preso in giro per il mondo insomma, e aveva nelle sue, nelle sue disponibilità, l'abbiamo accolta nella nostra, nella nostra area, ma mi sembra una cosa naturale. Noi eh, come militari abbiamo l'occhio sicuramente puntato verso il futuro, ma dobbiamo guardare il presente e non dimenticarci di quello che è il passato e questo museo ne è la testimonianza. Dalla scuola telecomunicazioni di Caperana trova a sede dal 2008 il museo Marinaro Tommasino Andreatta. Siamo con uno dei fondatori, il comandante Ernani Andreatta. Un museo che nasce nel rione Scoglie e che poi ha trovato la sua sede naturale in questa nuova struttura. Sì, è stato un museo fortunato per un certo se, in un certo senso perché è difficile trovare degli spazi così ampi e anche la disponibilità come è stata data da parte di. Dei vari comandanti che si sono succeduti in questi ultimi anni. Come forse saprete, ogni due anni qui il comandante della scuola, che deve essere sempre un ufficiale di marina e un capitano di vascello, cambia. Per cui ogni due anni c'è diciamo, sempre stata questa disponibilità a non solo valorizzare questo museo, ma soprattutto a inserirlo nel senso, eh, diciamo, burocratico. Nello, uh, per l'approvazione dello Stato Maggiore della Marina del Museo Marinaro Tomasino Andreatta, che vorrei precisare ha trovato ospitalità nella sala storica della scuola Telecomunicazioni Forze Armate, che è questa che vedete. In questa parte, per esempio, noi cominciamo e abbiamo riprodotto una retrospettiva. Di, una, eh, di un ponte di comando di una nave anni '50 che poteva essere sia mercantile che militare, da quegli oblò. Noi vediamo così: abbiamo ipoteticamente messo Portofino e sulla destra e sulla sinistra ci sono eh, navi militari e mercantili che hanno fatto la storia, la grande storia della Marina Italiana sia mercantile che militare. Ma ci sono tecnologie, per esempio, straordinarie come questa del fonografo di Edison. Nel 1877, Thomas Alma Edison, per la prima volta, riuscì a riprodurre la voce attraverso questi rocchetti di cera. Questi rocchetti di cera praticamente sono l'antenato del disco. Ci sono cose straordinarie come la cuffia di Guglielmo Marconi, che apparteneva a Guglielmo Marconi e precisamente al radiotelegrafista Adelmo Landini. C'è l'Elettra che è navigante, perché quasi tutti i modelli che vedrete di là sono naviganti. Inoltre, cosa facciamo noi? Riusciamo anche a far vedere ai ragazzi, per esempio, chi era Guglielmo Marconi attraverso queste radio Balilla. E attraverso un emittente a onde medie a bassissimo vattaggio di 0,1 watt riusciamo a riprodurre. storia che vi faremo ascoltare da quattro radio di epoca marconiana. Un attimo, solo che arriva la voce di Marconi. Dalla nave laboratorio Elettra parla Guglielmo Marconi serviva per segnalare... Allora, questo è un corno, corno a nebbia. nebbia. Cioè, quando c'era la nebbia, quando le navi segnalavano nebbia, la loro posizione... Il regolamento per evitare gli abbordi in mare è che bisogna fare dei suoni che devono essere appunto questi corni Indibili. a nebbia. Logicamente negli anni seguenti sono venuti fuori addirittura anche corni avevano affiato come questo che però riproduce un suono molto antico, non un suono moderno. E questo invece funziona questo invece con la manodella? Invece funzionava a manodella. Questa è la sala dei modelli navali, che cosa è ospitato qua? Qui sono ospitati tutti i modelli navali di tutti i tipi di navi che esistono sul mare, cioè ci sono anche navi tecniche speciali tipo non so, la, la, la drilling ship che serve per trivellare il fondo del mare, Oppure ci sono navi storiche come la Corazzata Roma, la Regia Corazzata Roma, che il 9 settembre del 1943 affondò al largo della, della Sardegna per un attacco di aerei tedeschi. E qui ci sono tutte queste navi che, sono, che hanno fatto la storia della Marina Mercantile: il Rex e il Conte di Savoia. Non solo ci sono le navi, ma c'è anche questo signore che è l'ultimo de, degli equipaggi di questa nave. Questo signore che ha 99 anni e mezzo, il 22 luglio compirà 100 anni e siamo già d'accordo di fare il suo compleanno, sperando che Dio gli dia la salute, in piazza dei pescatori, perché compirà 100 anni ed è l'unico superstite degli equipaggi del Rex e del Conte di Savoia. Questo affresco che cosa riproduce? Questo affresco prima di tutto è stato dipinto dal compianto Stefano Risso Detto Nitti, l'ingegnere che sapeva fare di tutto ed è anche l'autore di tutte le statue di legno che vedete nel museo. Lui riprodusse il secolo delle scoperte che era il 1500 quando finalmente diciamo, attraverso le colonne d'Ercole, cioè lo Stretto di Gibilterra, i grandi navigatori sono andati in giro per il mondo. In questa sala invece che cosa avete messo? In questa sala abbiamo messo tutti gli utensili dei vecchi maestri d'ascia del rione Scogli. Come ho detto sono stati varati oltre 200 velieri oceanici e ci sono qui tutti gli utensili che io ho raccolto negli anni andando a rovistare nelle cantine dei nipoti dei maestri d'ascia o dei calafati. Quello che vediamo riprodotto qua davanti a noi, che cosa raffigura? Allora, rappresenta le figure e le costruzioni navali, gli orti e la spiaggia che c'erano in Rione Scogli. Io ho voluto fortemente questo diorama per una ragione molto semplice. Eh, pochi sanno, non so, che a Chiavari ben 43 palazzi, cioè palazzi di una certa dimensione, di 4-5 piani, dal 1821 in poi sono stati distrutti dal mare. Per farvi, darvi un'idea di cosa rappresenta, questa ferrovia ora non passa più di lì. Quello là nell'angolo, questo nell'angolo se pontificali, questo è il ricovero Toriglia, che ancora adesso è una casa per ospiti insomma, di una certa età. No? Questo ricovero Toriglia, adesso la ferrovia passa a monte, cioè al di là del ricovero Toriglia. Pensi che tutte queste case sono state tutte distrutte dal mare, non esistono più. Questa è la sala dei pescatori ortolani, però ci sono anche, per mancanza di spazio, oltre 3.000 conchiglie che sono tutte catalogate e fanno parte di questa collezione, diciamo anche eh, nei musei di storia naturale in genere vengono messe, però insomma le avevamo qui, non c'era altro spazio, le abbiamo messe qui. Qui ci sono tre gigantografie che rappresentano le estremità di Chiavari, queste le estremità sull'Entella, Invece, dall'altra parte, abbiamo due gigantografie che sono tutte una riproduzione eh, dei quadri di Amedeo De Voto, i cui originali appunto sono a casa mia. Ma qui ho voluto rifare attraverso queste stampe un po' eh, diciamo, la storia di questo Rione. All'interno del Museo Marinaro trovano spazio due sale, una di queste è dedicata al eh, comandante Enrico Millo. Sì, l'ammiraglio Enrico Millo, che nacque nel 1865, quest'anno abbiamo fatto questo libro appunto perché sono 150 anni dalla sua nascita, trova una sede degna qui alla Scuola delle Comunicazioni Forza Armata attraverso questa sala, lui intitolata, dove dopo cent'anni, nel 2013, è stata riportata a Chiavari dalle contesse Olga e Francesca Millo. Che sono le nipoti dirette dell'ammiraglio Millo, questa sciabola d'onore che aveva l'elsa d'oro e la scritta in oro. Oltre a questa sciabola d'onore, che era stata donata dal sindaco Nicola Arata nel 1913, personalmente a Enrico Millo, le signore contesse Olga e Francesca hanno anche donato questa straordinaria eh, parure di. Ricami che era stata donata nel 1918, quando Enrico Millo era governatore della Dalmazia. Era stata donata, se posso girare un attimo, proprio alla contessa Clelia Millo da parte delle italiane di Spalato. Maurizio Garrefa, iniziamo eh, questo percorso alla scoperta eh, di tutti i reperti storici che sono custoditi all'interno del Museo Marinaro Tommasino Andreatta. Allora la linea a Maurizio. Grazie Cristina, ben ritrovati all'interno del Museo Marinaro, pronti a scoprire come dicevi le eh, strumentazioni che sono esposte e tra poco vedremo la ricostruzione di un ponte di comando, ma eh, intanto con il comandante Hernani e Andreatta recuperiamo anche un dato storico, come e grazie a chi è nato questo museo. Questo museo è nato grazie a Franco Tomasino che nel 1997, purtroppo morì un anno dopo nel 98 Abbiamo fondato nel rione Scogli, e, ed il museo era ubicato nell'antica casa Gottuzzo nei sotterranei, questo museo perché lui mi ha donato circa 30 modelli navali, che poi vedremo dalle altre parti, che sono tutti naviganti e galleggianti. Teniamo presente che sono tutti modelli navali degli anni 50-60. Quando non esisteva la tecnologia di adesso, e lui si costruiva anche i telecomandi per navigare queste, far navigare queste navi. Ha, ha fatto tutte le navi possibili immaginabili, dal sommergibile all'overcraft dalla nave, la, la nave da passeggeri naturalmente, come il Rex. E il Conte di Savoia. Insomma, è stato un uomo straordinario dal lato modellistico. Avete raccolto anche poi tanti strumenti, tante strumentazioni, tanti ricordi della vita marinara. Dove avete raccolto tutto questo materiale? Tutto questo materiale è frutto o di donazioni oppure di acquisti sul mercato diciamo internazionale, anche perché qualcosa viene anche dall'estero. Intanto andiamo a vedere alcuni di questi strumenti, intanto eh, ritroviamo quelli di cui stavamo parlando prima, ma anche altre strumentazioni. Allora ce ne vuol parlare. Certo, qui però vediamo una ponte di comando di una nave anni 50, che ormai è, è una cosa archeologica questa, questo ponte di comando. Sì. Però un attimo mi voglio soffermare su questo astrolabio che è stato praticamente costruito da Corrado Donati e da questa ballestrigia servivano entrambi per misurare l'altezza specialmente della polare o degli astri tipo il sole. Sì. L'avete anche provato tra l'altro sì, dopo sì, la ricostruzione? Abbiamo, io l'ho portato a un piazza dei pescatori e ho provato se funzionava e l'ho confrontato col sestante che anche quello è uno strumento che misura le altezze degli astri e corrisponde quasi perfettamente con l'approssimazione di un grado. Corrado Donati per quanto riguarda l'astrolabio diciamo, diciamo, si è dovuto appoggiare anche a uno straordinario personaggio di Casarza Ligure che si chiama Mario Righetti e lui che poi ci ha fatto questa gradazione attraverso una, eh, una fabbrica di strumenti particolarissimi che si trova a Sestri Levante il cui titolare è il signor Gandolfo. Bene, perfetto. Allora dicevamo questo è il ponte di comando proviamo a fare una piccola visita guidata e spiegare che cosa si trova qui che cosa si può vedere diciamo la scenografia di questo ponte abbiamo voluto rifare tutti gli oblò di una, di una nave vera come erano anche nella forma gli oblò di quel tempo e da una parte abbiamo così eh, raffigurato 4 o 5 navi storiche da guerra tipo la corazzata Roma che come sappiamo il 9 settembre del 43 poi affondò con tutto l'equipaggio con 1493 morti e quattro marinai erano di Chiavari. Poi c'è le regie navi che erano corazzate Giulio Cesare, Cavour, la famosa Vespucci e Montecuccoli e l'ultima la portaerei eh, Cavour. Da questa parte invece questa parte abbiamo le navi mercantili più storiche d'Italia, tipo le ultime Michelangelo e Raffaello, prima di passare alle navi da crociera, il Conte Grande e il Conte Biancamano, poi c'è l'Andrea Doria, sappiamo che purtroppo è andata a fondo, nel 1956 il Cristoforo Colombo e in ultimo il famoso Rex e Conte di Savoia. Sul frontale di, questa, di questo ponte di comando abbiamo messo la visione di Portofino. Con una nave da crociera moderna che doppia la punta di Portofino. Qui invece timone, cosa troviamo? Ecco, troviamo un timone ancora in legno. Adesso pensate che sulle navi moderne non esiste nemmeno più il timone. Esiste una maniglietta che, come sappiamo, si chiama joystick sì. e con quella governano la nave. Poi c'è una bussola magnetica con i due compensatori rosso e verde, perché le bussole magnetiche vanno compensate e poi c'è il telegrafo di macchina. Invece ai lati ho rappresentati, diciamo così, sul punto di comando come era nella realtà, ci sono dei pannelli con indicatori, eh, dei quadranti degli indicatori anche di macchina che davano, eh, diciamo, informazioni sullo stato della nave. Ci sono dei salvagenti della regia nave Roma eh, che abbiamo commemorato poi tante volte e poi ci sono eh, ai lati Dai, qui troviamo strumentazioni importanti questi sono ripetitrici di giro bussole quello lì è un radiogoniometro questo è un rapportatore di rota che serviva alle navi militari per stare in rotta questo è uno staziografo qui ci sono indicatori di caldaia e da questa parte abbiamo il sestante con l'ortosferoscopio del pino che serviva per riconoscere le stelle cioè praticamente Ecco, intanto proviamo a prenderlo. Ecco. Beh, è anche un... un Sei sistema... Sì, era il mio, tra l'altro, sì. da quando ero comandante. Eh, questo strumento serviva appunto con un sistema riflessione di prendere perfettamente l'altezza degli astri, specie delle stelle, e riconoscerle con questo strumento. Era l'unico sistema fino agli anni, diciamo, 75-80 per calcolare il punto nave, cioè la posizione della nave, che era una cosa molto difficile da trovare prima dell'avvento del GPS. Adesso è tutto facile a bordo delle navi, perlomeno nella posizionamento, ma una volta era una cosa complicata. Ecco, un'ultima domanda per concludere questo collegamento. Questo museo visitato da tante persone, da appassionati oppure anche da persone che si avvicinano per la prima volta a questo mondo? Sì, tanti rimangono stupiti anche per la quantità di materiale che c'è. Mi sembra che con l'aiuto della scuola telecomunicazioni è stato fatto un bel lavoro anche di esposizione. E adesso, come sappiamo, è andato sotto lo Stato Maggiore della Marina, verrà messo nell'inventario del Museo Tecnico Navale di La Spezia e perciò rimarrà diciamo, con un po' più di, 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 così, di sicurezza. Alla vista del pubblico, viene visitato sia da scuola che da privati, e specialmente da appassionati. Poi, dopo, diciamo anche bene gli orari e i giorni di apertura e come è possibile visitarlo. Allora, grazie al comandante, ci ritroviamo tra poco per un altro collegamento. A te, Cristina. Grazie, grazie a Maurizio Garrefo. E adesso ritorniamo al museo Tomasino Andreata, che si compone di tante sale. Ora andiamo a visitare un altro aspetto di, questo, di questa struttura. A te, la linea, Maurizio. Grazie Cristina. Allora, siamo in una zona dedicata più eh, precisamente alle telecomunicazioni, in particolar modo l'area più marconiana. Qui eh, si può eh, vedere la storia proprio del, del suono. In tanta parte il titolo eh, di quest'area è proprio dal Rocchetto di Cera all'MP3. E qui si possono vedere anche tante strumentazioni originali. Esatto, c'è il famoso fonografo a manosella, che è quello là. Mentre invece qui abbiamo uno particolarissimo inventato da Samuel. Mo da Samuel... Thomas Edison nel 1877. E si tratta del. Ecco, tra l'altro qua si possono anche sentire suoni e tutto. È anche una bella manutenzione collegato ecco, a questi strumenti. In che anni siamo qui? Qui siamo nel 1877. Samuel Morse, quando inventò questo fonografo che registrava le voci e i suoni, disse io ho fatto parlare ai morti, perché in effetti fino ad allora nessuno era riuscito in questa impresa. Poi passiamo a uno strumento un po' particolare per noi genovesi, però è stato l'antenato del fax e si chiama bellinografo. L'inventore era un francese che si chiama Edouard Belin, scritto Bellin. Naturalmente è uno strumento molto raro perché è l'unico belinografo esistente in Italia, ho fatto indagini anche su altri musei. E cos'altro troviamo qui? C'è tutta una serie di radio marconiane a valvole naturalmente che vanno dalle due valvole alle otto valvole. E poi da questa parte invece abbiamo l'Elettra, che era una nave laboratorio di Marconi. E questo è un banco didattico che apparteneva alla scuola telecomunicazioni Forze Armate, che ha avuto una grande storia nell'insegnamento delle segnalazioni e ricezione MORS. Anche questa possiamo farla sentire. Sì, certamente. Ecco, vediamo. Eh. MORS scelse come sigla diciamo, più eh, semplice per mandare l'SOS, SOS, che vuol dire in inglese Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime. Sono tre punti, tre linee e tre punti. Era il segnale più semplice perché una nave in difficoltà poteva lanciare questo segnale e sperare su. nel soccorso, come è stato fatto anche per il Titanic, per l'Andrea Doria, per tutte le navi che hanno avuto una tragica fine purtroppo. No, abbiamo un'altra chicca conservata qui al museo che possiamo sentire. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di una apparecchiatura tra le tante, come questa radio balilla. Questa radio balilla adesso io la accendo e dovrà venire fuori la voce di Guglielmo Marconi che spiega come... I storici eventi che hanno cambiato il mondo, questa è storia, soltanto Tanto storia la stiamo sentendo, poi si sente la voce originale proprio di Marconi, non è questa, è quella che viene dopo. Dalla nave, la nave laboratorio Elettra che fece questa registrazione. La Electra, Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze trovarono conclusivamente che la trasmissione alla ricezione delle onde elettriche. Bene, così abbiamo potuto sentire anche la voce originale sì, di Marconi. Marconi che è, stato un è una bella esposizione questa. Che... Veramente deve essere l'orgoglio di tutta l'Italia. Bene, grazie al comandante Hernani Andreatta, dopo ci ritroviamo in un'altra ala del museo, forse anche una delle ali più interessanti dove ci sono le ricostruzioni dei modellini di cui abbiamo parlato prima. Esatto, ci sono tutta una serie di modellini veramente straordinari, erano tutti naviganti e galleggianti, come ho detto prima, però adesso sono staticamente in bella mostra. Allora dopo li vedremo, a te Cristina ci ritroviamo tra poco. Morte. Bene, grazie. Grazie ancora. Grazie e ora eh, ritorniamo alla linea a Maurizio Garrefa dal Museo eh, Marinaro Tommasino Andreata, Andiamo a scoprire eh, qualche altro aspetto storico significativo. Diciamo, sì, eccoci, allora come promesso ci siamo spostati e siamo nell'ala dedicata ai eh, modellini, alcuni li vediamo intanto alle nostre spalle con il comandante Hernani e Andreatta, ad esempio una grande portaerei, tutti i modellini diciamo realizzati eh, in su scala e eh, navigabili. naviganti e galleggianti e radiocomandati, realizzati da Franco Tomasino sempre, qui c'è la mitica Enterprise, una portaerei che durante la seconda guerra mondiale nella guerra contro il Giappone, affondò ben quattro gli ae i suoi aerei affondarono ben quattro portaerei giapponesi sì. e fu anche la protagonista nell'affondamento della famosa Yamato, una corazzata straordinaria che laggiù un fondo dei giapponesi. Poi ci sono due navi italiane, la Lupo e la Giuseppe Garibaldi, che è una porta elicotteri. Tra i nomi che abbiamo fatto prima, qui troviamo la Regia Corazzata Roma. Sì, la Regia Corazzata Roma è una donazione di un certo... Signor Forlani, eh, ed era anche però questo modello: era navigante galleggiante, come abbiamo detto. Lo vediamo anche qui: quegli eroi inconsapevoli della Roma. Perché quando affondò c'erano quattro marinai di Chiavari. Eh... Qui di fianco invece abbiamo il famoso Rex di cui parlavamo prima. Il Rex è una nave mitica che è entrata nella leggenda. Giustamente, come diceva uno storico, per entrare nella leggenda bisogna avere una vita breve ma straordinaria. E Rex ce l'ha avuta perché è stata so solo otto anni, facendo ben 101 traversate avanti e indietro dell'Atlantico, e soprattutto nel 1933 aveva battuto il nastro azzurro. Parata Abbiamo... nel 1931 e nel poi 31. fino al 44. Sì, no, fino al 40. poi nel 1940 è stata mandata a Capodistria dove è stata lì e poi affondata dagli aerei inglesi nel 1943 quando fu presa dai tedeschi. In questo periodo ha lavorato su questa imbarcazione un chiavarese? Un chiavarese diciamo di adozione perché è nato a Genova, Ezio Starnini, alla bella età di 100 anni abbiamo già concordato che spero che il Signore ci dia la grazia per questo Ezio Starnini di arrivare fino a cent'anni. E eh, faremo il suo anniversario di, di questa età straordinaria proprio sulla piazza dei pescatori, dove lui racconterà un po' le vicissitudini di questi suoi due imbarchi, perché lui fece il viaggio inaugurale sul Rex e sul Conte di Savoia, su tutte e due le navi. Conte di Savoia, che tra l'altro vediamo subito qui eh, davanti. Esatto. Conte di Savoia, voglio raccontare brevemente che nel maggio del 1933. Fu incaricato di battere il nastro azzurro, ma il comandante Antonio Lena, che era del Sestri Levante, dato che nell'ultimo giorno presero molto mare, mise fuori gli stabilizzatori di rollio per cui la nave perse velocità e non batté il nastro azzurro. Allora il regime di allora disse in agosto proviamo con Rex e ci riuscirono col comandante. Francesco Tarabotto di Lerici. Dicevamo prima Sternini su entrambe le imbarcazioni perché tutte e due sono state varate nel 1931, quindi sono coetanee. Sì, una costruita ai cantieri di Monfalcone a Trieste, il conte di Savoia, che era forse anche più elegante del Rex. Il sì. Rex invece è costruito eh, nei cantieri di Sestriponente di Genova. Qui vediamo molti altri modellini, diciamo, tutti eh, naviganti, alcuni sono caratteristici come queste di vigili del fuoco, si vedono molte altre imbarcazioni antincendio. Sì, La mania, anzi la passione di Tomasino era quella che lui voleva rappresentare tutti i modelli di, na di navi che galleggiavano. E allora ha fatto la petroliera, ha fatto eh, la nave da carico. Beh, questa è di un certo Mario Locco, non è di Tomasino, questa nave da carico però tutte le navi possibili e immaginabili, anche tecniche come rimorchiatori, navi trivella, incrociatori, lui le ha fatte. Invece questa è un modello straordinario a cui tengo molto, mi è stato regalato dal ministro, da un ministro della cultura russo, era stato a vedere il mio museo quando questo era in piazza dei pescatori e aveva detto questo ministro di una regione della Russia, Bello, bello, ma non hai nemmeno una nave russa. Mm. E gli ho detto, signor Ministro, me la mandi lei. Dopo sei mesi mi ha mandato questo modello che era un, lo yacht dello zar Nicola II che poi fu trasformato in nave da guerra. Bene, questi, qui si capisce anche perché a un certo punto è nata l'idea di eh, realizzare un museo, perché le imbarcazioni erano veramente numerose e meritavano sì. anche un'esposizione al pubblico. Numerosissime, anche dall'altra parte noi abbiamo una serie di... Imbarcazioni straordinarie come possono essere i vascelli, I vascelli che si vedono là eh, sì, a destra. Queste navi che erano un po' l'anteprima di quello che poi nel Settecento e nell'Ottocento sono stati i brigantini, i brigantini a palo, le navi. E poi abbiamo una serie di imbarcazioni che sono le navi eh, eh, da guerra della prima e della seconda mondiale tedesche, cioè c'è la Bismarck. C'è la Von Tirpitz, c'è un sacco di navi tedesche che sono dall'altra parte. Per venire anche a imbarcazioni più moderne come queste qua della Mobilize sì, e così via. Questo è un regalo di un'agenzia immobiliare di Rapallo che mi ha donato questo modello. E che io, naturalmente, ho messo qui. Questa è una nave a, eh, a ruote che ancora fa servizio sul lago di Zurigo perché hanno cercato di mantenere le caratteristiche di queste navi storiche. Bene, allora grazie per questa visita. Noi ci ritroviamo con il comandante Hernani Andreatta per il prossimo collegamento in un'altra ala particolare dove vedremo una ricostruzione del rione scogli di chiaveri da cui poi il museo diciamo, è partito, ha avuto così le sue origini. Bene, allora ci ritroviamo tra poco. La linea può tornare allo studio a te Cristina. Grazie Maurizio. Rientriamo in suo Marinaro Tommasino Andreatta con Maurizio Garre. la linea. Grazie Cristina, come detto ci siamo spostati in quest'area del museo dove possiamo vedere la ricostruzione del rione Scogli. Siamo nel periodo, con questa ricostruzione, 1880-1910. Intanto di che opera questa grande ricostruzione? Allora è un'opera che ha ricostruito tutte le casette e le varie barche sono state costruite da Medio De Voto un pittore bravissimo, anche progettista di yacht che è scomparso due anni fa. Eravamo coetanei tra l'altro della classe 1935. E, e poi soprattutto il montaggio è stato fatto da Giancarlo Boaretto, che è una persona straordinaria, importantissima per il museo perché lui ha detto alla manutenzione, al restyling di tutti i modelli navali ed è una cosa diciamo, molto pesante tenere diciamo, tutto pulito e tutto in ordine. Un modellino molto bello e soprattutto un documento storico perché documento di fatto ricostruisce questa parte di Chiavari eh, cent'anni fa. Ed ha, esatto, è molto cambiata. Sono stati fatti anche appunto, degli studi su come era questo rione o tutta Chiavari ed è stato scoperto che ben 43 palazzi sono stati buttati giù dal mare. Ne vediamo alcuni. Partendo qui da Piazza dei Pescatori, cosa vediamo? Tutta questa fila di palazzi che poi è stata interrotta, ce ne sono solo tre o quattro, è stata buttata giù dal mare, arrivava fino all'attuale Nelson Pub. Tutta la parte mare è stata distrutta nelle varie mareggiate che dal 1821 hanno cominciato a imperversare fino agli anni 1920. 55. Dove vediamo l'imbarcazione invece il cantiere siamo in Piazza Gagliardo, l'attuale Piazza Gagliardo. Esatto. Piazza Gagliardo sfociava qui in quello che ora viene chiamata Corso Valparaiso che una volta si chiamava Via Olearia. Era stata erano state costruite queste case dagli eh, armatori della vela e in ringraziamento del commercio con l'olio d'oliva con Marsiglia e Savona che facevano il sapone, è stata chiamata Violeali. E questa era tutta una grande area di cantiere navale. Esatto. esatto. Però le barche, prima infatti questa piazza Gagliardo si chiamava Chassa di Barchi, per tanti anni, cioè dal primi dell'Ottocento fino al 1890, sono state costruite qui sulla piazza. Pensi che quando Francesco Gotuzzo, detto Mastro Checco, morì aveva ben nove velieri in costruzione nell'area degli scogli. Questo vi dà l'idea dell'imponenza e dell'importanza di questo cantiere navale, perché erano navi oceaniche, cioè brigantini a palo o navi goletta. Ecco, dato che lei citava Medio Devoto, pregherei Cristo di eh, inquadrare l'opera invece pittorica che avete riprodotto su stampa nella parte sopra dove si vede il varo di un'imbarcazione del, del Nemesi proprio nella zona di Piazza Cagliardo 1889. un documento storico anche quest'opera. Quest Importantissimo proprio perché il Nemesi poi nel 1901 ha avuto un naufragio straordinario affondando presso le isole di Capoverde. Ma il comandante razzetto che si chiamava Di Camogli disse non vi preoccupate, voi portate sulla lancia di salvataggio i santi Prospero, la Madonna del boschetto e io vi porterò in salvo alle isole Barbados. Pensi che le isole Barbados erano al di là dell'Atlantico, ma invece lui ce li portò perché dopo 24 giorni di navigazione tragica, pazzesca, dove i marinai già pensavano di mangiarsi l'un l'altro per sostentarsi, una nave inglese dopo 24 giorni in vista delle isole Barbados, vide questa lancia e li salvò tutti. Cioè, il comandante fece un rapporto bellissimo che è conservato nel Museo Marinaro di Camogli. Camogli. Qui Comunque, continuiamo a vedere quest'area del Rione Scogli. Adesso qui è tutta spiaggia ed è la zona dove è successivamente tutto. è nata la colonia Fara. Esatto, tutte queste case sono state tutte distrutte dal mare. E qui in questa zona, ora ve lo faccio vedere però nella planimetria. C'è la colonia Fara. Questo è il ricovero Torriglia che tutti conosciamo. Dove la ferrovia si vede ancora, diciamo, l'ingresso della galleria ora passa alla parte monte del ricovero Torriglia nella parte monte. Ma una volta fino al 1908 passava nella zona diciamo a mano davanti al Torriglia. E possiamo vederla la planimetria? Esatto, in questa planimetria che Rappresenta il 1906, però Amedeo De Voto ha voluto imprimere la traccia della colonia Fara per far capire dove esattamente sorge ora la colonia Fara. Questo documento si capisce che sorge sul vecchio tracciato della ferrovia. Sul vecchio tracciato della ferrovia. Pensi che in queste tre planimetrie 1888-1906-40-45 abbiamo ricostruito con Amedeo? Anche tutti i proprietari e gli inquilini che vivevano in queste case, difatti c'è un numero che corrisponde a ogni casa e c'è riportata qua una tabella dove c'è il, il nome del proprietario e dell'inquilino. Ecco, in ultimo, possiamo far vedere la striscia di case in alto che è stata riprodotta: una striscia di case che in questo momento non esiste più. È sempre un quadro di Amedeo De Voto, Chiavari prima dell'Ottocento. Tutte queste case, se le contiamo, vede, partendo da, dalla, da qui, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, no, dieci con questa, qui sono le ultime tre case dove c'è il Nelson Pub e il Bar Quattro Archi. Ho sbagliato a contare che ne ho cantate due o tre separate invece non erano assieme. Quelle oltre Piazza Gagliardo. Qui c'è il bar Quattro Archi, cioè la trattoria da Renato, e qui c'è il Nelson Pub. E qui c'è il casone nel mezzo, dove qui c'era nel mezzo, c'era un bilico che serviva per pesare i massi quando venivano portati a mare. Bene, questo per capire come è cambiato il fronte mare di Chiavari negli anni, ma anche per capire come è cambiato il rione Scogli. Possiamo dire eh, a tutti chi fosse interessato insomma, a visitare il museo può trovare questo eh, bellissimo modellino. Prima di chiudere un'ultima battuta, quando si può visitare il museo Tomasina Andreatta? Eh, si può visitare tutti i giorni, anche nei giorni di sabato e domenica. Io naturalmente eh, chiedo come sempre il permesso al comando della scuola che eh, lo concede sempre. Beh. Eh, però ci vuole almeno insomma, due o tre giorni se possibile di anticipo mandandomi un'email o con una telefonata. Eh, rimarco che il museo è visitabile solo su appuntamento, ma essendo una zona militare è logico che sia così. Bene, allora grazie al Comandante Ernani Andreatta, a te Cristina, ci ritroviamo magari alla fine per un saluto velocissimo. Eh, sì, dia. grazie, grazie Maurizio. Rientriamo in studio, diamo il benvenuto. E allora adesso andiamo per un collegamento conclusivo nuovamente al Museo Marinaro Tommasino Andreatta. Vedo pronti in postazione Maurizio e il fondatore Ernani Andreatta. Allora un saluto anche dal museo Maurizio. Sì, concludiamo salutando da quest'altra sala che chiude un po' la nostra visita all'interno del Museo Marinaro, Tommasino Andreatta, qui vediamo anche delle eh, riproduzioni di opere di Amedeo Devoto molto grandi, però anche qui ci fanno capire come era Chiavari nel 1880, in due zone diverse peraltro, quella della foce dell'entella che sta inquadrando Cristia e poi sempre il Rione Scogli. Cosa troviamo insomma di valore in questa sala? Ma ci sono tantissime cose, per esempio c'è un riferimento anche al Palio Marinaro perché quest'anno saranno gli 80 anni del primo Palio Marinaro eh, che è stato il primo disputato a Santa Margherita dove ho i filmati d'epoca e qui appunto come dicevi ci sono tre gigantografie e una sala dedicata ai pescatori ortolani il più famoso uno tra i tanti famosi era Pastorino Tacchetti che nel 1938 presentò ben sei gozzi che aveva costruito lui proprio per il Palio Marinaro. E poi c'è tutta una serie di utensili o di cimeli che sono, per esempio, anche le zucche vuote o i cussi, come si chiamano in genovese. È un po' la storia della tradizione esatto, locale marinara. funzioni i cussi. Uno era quello di maschera di carnevale, come, osano, come usano adesso i Urebelluna e Arebelluna. Quando fanno gli auguri al sindaco prima di Natale. Poi c'era il chesso che serviva per aggottare l'acqua e poi c'era quello vuoto, ma non veniva tagliato. Che serviva di, per boa dei palamiti. Poi c'è tutta un'altra serie di cose, tra cui il banco di Giancarlo Boaretto, che è stato uno straordinario deep diver. E vorrei proprio finire con un ringraziamento a questa persona. Perché tra lui e sua moglie con l'aiuto della scuola delle comunicazioni, sono quelli che insomma, mandiamo avanti questo, questo museo. Bene, grazie al comandante Hernani Andreatta per averci fatto visitare il museo che tra l'altro il prossimo anno, 2017, compirà 20 anni insomma, dalla fondazione, come abbiamo detto, 1997-2017. Ringraziamo la scuola delle telecomunicazioni che ci ha eh, ospitato per questa visita. La linea può tornare allo studio a te Cristina. Bene, grazie. Noi estendiamo il ringraziamento anche a Maurizio Garreff e Cristian Vogni per questo collegamento in esterna e siamo eh, giunti in chiusura del nostro programma.